8:34, ancora buongiorno Fulvio Giusi, raggiunti, l'abbiamo detto questa mattina, insomma è anche la conclusione dell'11ª giornata di campionato di Serie A, quindi facciamo la nostra analisi, facciamo il punto come di consueto con Massimo Caputi. Grazie Massimo, buongiorno e buon lunedì. Buongiorno, buongiorno. Lo ricordiamo, caro Massimo, il responsabile delle pagine sportive del Messaggero. Allora, il Milan, se non segna ben oltre il 90esimo, ultimamente non si diverte, non gode fino in fondo. Romagnoli, incredibile, due gol che valgono complessivamente 4 punti nel giro di 4 giorni, ieri al 97esimo. Però adesso, al di là di queste considerazioni ovvie, attenzione, il Milan se l'è meritata la vittoria ieri, sei d'accordo? Sì, sì, assolutamente sì, in virtù principalmente del secondo tempo, dove ha cercato con insistenza la vittoria, il gol che ha trovato nei minuti finali. Diciamo che poi il dubbio in questi casi è sempre lo stesso, no? Se è fortuna o se è merito, perché uno ci ha creduto fino in fondo. Io credo che ci siano entrambi. Sicuramente il Milan ci ha creduto fino in fondo e quello è un ottimo segnale, e poi è chiaro, bisogna avere anche un pizzico di fortuna. Credo sia stato più fortunoso il gol contro il Genoa che non quello di ieri, e questo Milan, insomma, è un Milan che poi fino a poco tempo fa era criticato, che Gattuso sembrava non potesse essere in grado di continuare a tenere in mano il Milan, e poi arrivano praticamente 3 vittorie in 9 punti, e sono pesantissimi per la classifica del Milan. Mentre l'Inter e il Napoli ne fanno 5 a testa, la Juventus è solida come sempre, bene la Lazio, come al solito con le squadre decisamente meno forti di lei, questo va detto. E domani Champions League, in modo particolare un Napoli-Paris Saint-Germain, che insomma può dare il segno e il senso a una stagione intera, o esageriamo? No, beh, indubbiamente è un bivio importante, perché poi questo Napoli si era prefissato inizio stagione di essere competitivo in tutte le competizioni, in campionato lo sta facendo, e la Champions League in un girone così complicato, passare il turno sarebbe fondamentale, non solo economicamente per il prestigio, ma io credo proprio anche per l'autostima e la crescita di questa squadra. Indubbiamente Ancelotti, nel suo modo di gestire la squadra, nel suo modo di essere diciamo sereno e infondere questa serenità ai giocatori, io credo abbia aiutato il Milan e il Napoli a fare un salto di qualità da questo punto di vista. In campo internazionale, lì con il Liverpool in casa e con il Paris Saint-Germain a Parigi, abbiamo visto un Napoli più maturo a livello internazionale. Quindi domani ci sarà un San Paolo finalmente con molta gente allo stadio, e sappiamo che quel grido Champions a Napoli è un po' come una scossa, no? Tremenda. È vero, la scossa buona questa, buonissima. Sì, esatto, una il scossa Champions, buona, per questo non ho detto la parola successiva. No, ci siamo capiti. Ottimo, ci così, grazie capiti. Massimo Caputi. Sensibile Massimo. Alla prossima, grazie, a presto. Grazie, buona settimana.